Essere gay in Inghilterra durante l'epoca vittoriana non era per nulla facile. L'omosessualità era considerata reato e solo nel 1861 il Regno Unito approva la legge che toglie la pena di morte agli omosessuali trovati in flagranza di atto sessuale contro natura. La pena di morte era prevista fin dal 1533 dal cosiddetto Bagary Act. Questa decisione certo non depenalizzava il reato, ma rendeva almeno la punizione meno drastica e feroce. Dopo il 1861, il reato di sodomia e in genere tutti gli atti sessuali diversi dal fine procreativo venivano puniti con il carcere. Bisogna aspettare fino al 1967 perché il Parlamento di Westminster vari finalmente una piena e totale decriminalizzazione delle pratiche omosessuali. Il reato avveniva con la penetrazione, infatti l'omosessualità senza penetrazione era in qualche modo tollerata o almeno diplomaticamente ignorata. L'importante era non agire in modo considerato indecente in pubblico. Fu dopo il 1885 che consumare rapporti omosessuali a porte chiuse divenne un crimine. Una nota curiosa è che nel XIX secolo gli italiani colti e con una certa esperienza internazionale definivano spesso l'omosessualità proprio come il vizio inglese. Evidentemente qualche aristocratico o qualche intellettuale che partiva da Londra per il Grand Tour, ovvero un viaggio di formazione attraverso le città d'arte dell'Europa e in particolare dell'Italia, approfittava per fare con tranquillità all'estero quello che in patria era così pericolosamente proibito. Travestirsi. Il termine drag queen sembra nato in epoca vittoriana unendo il termine queen, usato in modo dispregiativo per indicare gli omosessuali, e drag, trascinare, probabilmente in riferimento al trascinamento delle gonne, in particolare di quelle con la crinolina. Per i vittoriani travestirsi da donna o da uomo non era un crimine, anche perché era cosa comune in ambito teatrale. Le drag queen e i drag king erano accettati e considerati artisti. Per assurdo, una drag queen era considerata meno scandalosa di un'attrice donna. Questo era un retaggio del passato, in quanto storicamente il teatro era appannaggio maschile. La prima attrice donna su un palcoscenico inglese è stata Margaret Hughes, a metà del 1600. Anche se non esisteva una legge che vietasse agli uomini il travestimento, fuori dal teatro il passo per l'accusa di perversione sessuale era breve. Infatti, se non palesemente legato allo show, anche il travestimento poteva essere causa di arresto. Dalle foto non è facile capire se le persone ritratte fossero omosessuali, teatranti o solo ragazzi scherzosi. Alcune invece sono drag queen che sono passate alla storia coi loro spettacoli. L'avvento della fotografia, scatenando il lato giocoso della gente vittoriana, ha portato alla creazione di scatti ironici e divertenti, con l'inversione dei ruoli maschili e femminili. L'omosessualità femminile. L'omosessualità femminile, meno direttamente percepibile e quindi meno scandalosa, non era penalmente perseguita. D'altronde non si considerava la possibilità della famigerata penetrazione, che era il vero e proprio reato. Il lesbismo veniva spesso associato all'estrema lascivia del genere femminile. Non è raro nelle foto di metà Ottocento vedere coppie di donne dove una delle due è vestita da uomo. Si trattava di una pratica piuttosto comune e in certi casi alcune donne lesbiche sono riuscite anche a contrarre matrimonio nascondendo per tutta la vita la propria vera identità. Donne travestite da uomo hanno avuto accesso all'esercito, alla pirateria o anche solo a professioni puramente maschili. Che il motivo fosse puramente economico o di identità di genere non c'è dato saperlo, ma la società si è dimostrata in passato molto più accogliente con loro che con gli uomini che si vestivano da donne. Possiamo trovare la ragione di questo fenomeno nell'impostazione totalmente volta al maschile della società. Quindi a scandalizzare l'opinione pubblica non era una donna che dimostrava doti tipiche dell'uomo come il coraggio o la forza, ma un uomo che decideva di effeminarsi e rammollirsi. Il caso di Oscar Wilde. Come al solito, la classe sociale era cruciale anche nel caso dell'orientamento sessuale. Le conseguenze dell'omosessualità erano più dure e sanguinose per chi apparteneva alle classi più basse, mentre tra i benestanti un omosessuale poteva essere visto come un dandy o un eccentrico, ma sempre entro certi limiti, oltrepassati i quali c'era comunque un prezzo da pagare, come quello che pagò lo scrittore Oscar Wilde. Come molti altri personaggi dell'epoca, Oscar Wilde viveva di nascosto un'intensa vita omosessuale
extraconiugale con giovani proletari, vita che la società fingeva volontariamente di ignorare. Il vero e proprio scandalo scoppiò però quando lo scrittore irlandese esibì una relazione con un giovane del suo stesso sesso, ma di un ambiente più alto del suo. Fu arrestato, i suoi beni furono confiscati e passò 2 anni in carcere. Scontata la pena, era ormai bandito dagli ambienti mondani ed eleganti, così il grande Dandy migrò a Parigi, dove morì solo e povero in un albergo, riuscendo comunque ad esalare in punto di morte il suo ultimo leggendario aforismo: muoio al di sopra delle mie possibilità. Non aveva infatti abbastanza denaro per pagarsi la camera. Dopo il caso di Wilde, gli intellettuali si guardarono bene dall'esternare la propria attrazione per una persona del loro stesso sesso. Gli scrittori che volevano inserire il tema dell'omosessualità nelle loro opere adottavano degli escamotage, allusioni, metafore, per poter arrivare alla pubblicazione dei testi. Bastava saper cercare e leggere tra le righe ciò che l'autore voleva realmente comunicare e trasmettere attraverso i suoi scritti. L'omosessualità come malattia. Il periodo vittoriano è un momento chiave nella storia della sessualità e l'era in cui furono inventate le moderne terminologie da noi usate per strutturare come pensiamo e parliamo di sessualità. Se prima i rapporti sessuali tra le persone dello stesso sesso erano accomunati alla magia, alla stregoneria e all'eresia, ora cominciano ad essere considerati una malattia o una colpa meno grave di prima. La nuova cultura fa differenza tra peccato e reato, ma la condanna rimane e se non viene pronunciata più in nome della salvezza eterna, viene emessa in nome della scienza e del corretto funzionamento della società. La sfera del sesso viene studiata minuziosamente dalla medicina e dal 1860 l'omosessualità viene maggiormente tollerata perché è considerata una malattia. La cultura ufficiale non parlerà più di sodomia, ma di omosessualità. Grazie alla medicalizzazione della sessualità tra persone dello stesso sesso nasce una nuova categoria, gli omosessuali. Si crea in questo modo una nuova opposizione tra omo ed eterosessualità, categorie che non denotavano semplicemente un comportamento sessuale, ma erano percepite come centrali rispetto all'identità di ciascun individuo. Nel 1886 il sessuologo Havelock Ellis scrisse Sexual Inversion, sostenendo che nell'omosessualità entravano in gioco sia fattori biologici che fattori socioculturali e che le persone non omosessuali per natura potevano diventarlo se si lasciavano influenzare da quelli che chiamava invertiti. Secondo poi la dottrina del cosiddetto ermafroditismo psichico, un individuo di sesso maschile assumerebbe il ruolo della donna nel rapporto sessuale a causa della presenza di un cervello femminile o di altri tratti biologici femminili. Se per alcuni medici l'omosessualità era un'inversione sessuale ereditaria, per altri era una degenerazione. Se per alcuni era una malattia curabile con procedure farmaceutiche o talvolta interventi chirurgici, per altri i sintomi più evidenti erano riscontrabili nell'aspetto fisico di questi individui. Ricordo che gli studi medici di fine 800, che si basavano esclusivamente su individui ricoverati nei manicomi, in carcere o in ospedale, oltre che su radicati pregiudizi, non sono considerati attendibili. L'identità omosessuale. Se prima oggetto di attenzione per la religione era l'atto della sodomia, ora esistono gli omosessuali, oggetto di attenzione della medicina, che li analizza, li studia, prova ad individuarne la psicologia, cerca di guarirli. Prima del XIX secolo, quindi, l'omosessualità era una forma di esuberanza della sessualità ed erano gli atti di sodomia ad essere condannati. Ora invece nasce l'omosessualità come categorizzazione di un particolare stereotipo. Le persone che vivono un orientamento sessuale di questo tipo non stanno però meglio. Accanto alla condanna morale e penale c'è il pericolo di diventare fenomeni da studiare. Gli omosessuali cominciano a considerarsi non più o non solo peccatori di fronte a Dio, ma anche delle creature anomale e scandalose. Utilizzando però le categorie che medicalmente li accusano, gli omosessuali iniziano a prendere coscienza di sé come comunità. Nasce quella che successivamente sarà chiamata identità omosessuale. Nascono così le prime rivendicazioni e le prime richieste di riconoscimento dei propri diritti. I primi esempi di militanza risalgono all'inizio del XIX secolo, ma le petizioni sono delle satire più che dei veri e propri documenti, e gli scrittori in questione non fanno espliciti riferimenti al problema e si limitano ad affermare il diritto di tutti gli esseri umani a non essere torturati per un crimine senza vittime.
Tuttavia la maggior parte degli appelli alla giustizia e alla tolleranza non viene mai pubblicata. L'idea esiste, ma le attestazioni di una protesta omosessuale organizzata sono poche. La vera storia della legittimazione e della difesa dei diritti per persone dello stesso sesso si può far risalire alla fine dell'Ottocento. Nella prima metà del Novecento, però, le persecuzioni nazifasciste e il cosiddetto omocausto, cioè l'internamento degli omosessuali nei lager, cancellarono tutte le tracce del movimento di liberazione, azzerando completamente la tradizione precedente. Bisognerà aspettare il 1969 e la rivolta di Stonewall per la nascita di un nuovo movimento di rivendicazione gay in tutto il mondo. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui miei video. Alla prossima, ciao!